mister Antonio Torti. Torti, prima della partita partirei da quello che è stato il suo passato. L'Aquila, com'è stato tornare all'Aquila da avversario? Beh, io sono stato all'Aquila, sono stato molto bene. Devo dire che è stata un'annata molto buona, mi sono trovato benissimo con tutti. E quindi sono ritornato molto, mi ha fatto piacere, è ovvio, da avversario. Ognuno poi pensa per le proprie cose, no? Però sono rimasto insomma favorevolmente colpito quando sono ritornato qua. La partita Torti, ne parlavamo anche con il direttore Ridolfi, l'Avezzano è stato gagliardo, è stato propositivo, si è retto molto su Spinola e Braghini sugli esterni. Alla fine decisivo l'episodio, la parata di Domingo Dalmasso all'ultimo di recupero, tant'è vero che Cappellacci prima ha detto la partita è come se fosse finita 2-1. Sì, dell'episodio anche il primo tempo, perché loro sono passati in vantaggio e noi subito dopo abbiamo preso il palo con Spinola al colpo di testa, no? Quindi gli episodi purtroppo incidono tanto. E noi in questo periodo ci sta girando poco bene, non molto. Però alla squadra non posso dire nulla, perché la partita l'ha giocata, sarei giocato con una squadra importante e quindi noi dobbiamo solo che continuare in questa maniera, perché io penso che poi alla fine girerà anche per noi, no? Campionato tra l'altro ancora lungo, l'Avezzano una partita in meno, Cappellacci ieri presentando la partita ha detto sì, è una partita importante, ma l'Avezzano non verrà a giocarsi il campionato già all'Aquila, concorda? È ovvio che mancano a noi, dobbiamo fare ancora 9 partite come tutti, per cui mancano ancora 27 punti. Certo, perdere poi delle partite, non tanto forse oggi, ma i punti che il rammarico mio grande sono le altre 2 partite prime, perché avremmo meritato sicuramente di raccogliere qualcosa in più. Però noi dobbiamo continuare a giocare e a fare quello che dobbiamo fare. Poi vediamo, tireremo le somme alla fine, vedremo dove saremo arrivati. Comunque mister, qualcosa da salvare, molto da salvare oggi c'è, io direi, dalla prestazione si può ripartire già dalle prossime partite dell'Avezzano. Sono d'accordo con te, noi abbiamo fatto in crescendo, prima, seconda e terza partita molto buone, stiamo crescendo anche a livello fisico, per cui dobbiamo continuare a giocare, una speranza che qualche episodio ogni tanto ci venga pure a favore nostro, perché noi 3 partite abbiamo preso 2 palle in traversa, cioè voglio dire, decisivi, per cui però non posso dire nulla ai ragazzi, li devo solo che ringraziare.